Campofiorito è un piccolo comune dell'entroterra palermitano che conta circa 1.400 abitanti. Il nucleo abitativo si stende sulla collina del Calvario, circondato da un'ampia distesa di ulivi. Sono il sindaco del comune di Campofiorito, vengo eletto nel 2003 e per la prima volta sono alla mia seconda legislatura, quindi 2008-2013. Vivo in questo paese, lavoro a pochi passi da questo, pochi chilometri da questo paese, sono innamorato del mio paese, per cui da piccolo sono stato sempre tentato nella politica di avere un posto, un'occupazione. Per poter dare qualcosa alla gente di Campofiorito, quindi poter essere a disposizione quindi del mio paese, della mia comunità. Campofiorito è collocato a 640-660 metri di altitudine nel mare, è un paese di montagna, quindi lo sviluppo economico del paese è accentrato all'agricoltura, un po' di agricoltura, alla zootecnia e all'edilizia. Usufruiamo appunto dei contributi dello Stato a seguito del sisma del gennaio del 68 e quindi abbiamo potuto fare ciò che il comune, le case danneggiate allora dal sisma venissero ricostruite, quindi dando un diritto ai cittadini che venivano quindi danneggiati dal sisma, ma anche la possibilità di uno sviluppo economico e di lavoro. La fondazione dell'attuale nucleo abitativo risale al 21 marzo 1768 e fu voluta dal principe Stefano Reggio Grevina. La data, che coincide con l'inizio della primavera, probabilmente non è casuale, ma fu scelta come buon auspicio per l'inizio dei lavori di costruzione della cittadina. Campofiorito nasce nel 1768, nasce o forse rinasce, nel senso che l'attuale abitato nasce nel 1768, grazie all'uso che il principe fondatore Stefano Reggio Gravina fa di una ius populandi, cioè di una licenza di popolazione delle proprie terre, che però è antecedente ed è alla fine del 400. È una ius populandi del 400 che lui usa e che non era però una ius populandi relativa al feudo sul quale Campofiorito nasce, ma era relativa ad un altro feudo contiguo che la famiglia Reggio riesce ad avere tramite matrimoni ed eredità varie, e quindi usa questa licenza
per fondare su questo sito quello che è l'attuale abitato di Campofiorito. Il principe Reggio Gravina elesse come patrono di Collefiorito Santo Stefano, al quale è dedicata l'omonima chiesa, che risale all'anno della fondazione del paese. Al suo interno possiamo ammirare la statua del santo, dono dello stesso principe. Numerosi ex voto e una scultura in legno massiccio raffigurante il Cristo morto. La semplicità della struttura e la povertà dei materiali con cui è stato realizzato fanno presumere che l'edificio sia stato eretto dai paesani stessi. Il culto del santo, avvertito come una sorta di imposizione dall'alto, non è mai stato molto forte tra la popolazione. L'altra chiesa del paese è dedicata al copatrono San Giuseppe, al quale i campofioritani sono legati da una profonda devozione. La costruzione risale al 1804 e fu realizzata con il contributo dei cittadini. La struttura molto semplice ha una navata unica e impreziosita da numerosi altari, tra i quali quello dedicato a San Giuseppe, al centro del coro. Il forte legame tra il santo e i suoi fedeli è simboleggiato da una tradizione che si ripete ogni anno. L'allestimento di un altare devozionale al quale partecipano con entusiasmo tutti i cittadini. La devozione a San Giuseppe è totale, nel senso che da alcuni anni noi abbiamo cominciato a fare un altare monumentale all'interno dell'ex lavatoio Regina Ella, al quale partecipa tutto il paese. I nostri altari devozionali sono non solo pane, o non solo maggiormente pane come negli altari devozionali qui della zona, ma sono frutta, sono fiori, cioè è il trionfo vero e proprio della primavera. Nonostante la fondazione piuttosto recente dell'attuale comune di Campofiorito, numerose testimonianze archeologiche sembrano confermare che il territorio fu abitato in epoche molto più lontane. A pochi chilometri dal borgo sorge un'altura dall'aspetto irregolare, conosciuta come Monte Castellaccio. Alcuni scavi archeologici condotti a partire dal 2000 hanno riportato alla luce i resti di una fortificazione medievale e numerosi reperti che fanno riferimento a un arco temporale che risale fino all'epoca preistorica. Lungo le pareti del monte sono ancora visibili la scala d'accesso all'antico centro abitato, in parte scavata nella roccia, e alcuni terrazzamenti artificiali. Tra i resti dell'insediamento medievale sono stati rinvenuti il perimetro di una chiesetta absidata e le spoglie di alcune torri,
risalenti al XIV secolo. Il sito di Monte Castellaccio è un sito archeologico che è all'interno dell'attuale territorio del comune di Campofiorito, a pochissima distanza dall'abitato ed è stato rinvenuto grazie agli scavi effettuati dal 2000 in poi. Cos'è? In questo momento è uno scavo archeologico che contiene reperti archeologici di epoca bizantina, quindi di epoca medievale, è qualcosa di antecedente, ma gli studi effettuati e quella che è la tradizione anche orale del nostro comune ci fanno pensare che sicuramente ci sarà qualcos'altro, cioè all'interno di quel sito archeologico, continuando gli scavi, cose che questa amministrazione intende fare, si troverà sicuramente qualcos'altro. È un monte nel senso che è una collina, e gli attuali scavi sono stati fatti sulla sommità, e quindi quello che è stato trovato è relativo a dei maschi, cioè a delle fortificazioni, è relativo a torri e mura, ma sicuramente da altri studi storiografici l'abitato doveva essere non lì, ma ai piedi dell'attuale scavo archeologico. I preziosi reperti ritrovati nella zona sono esposti nel Museo Civico di Campofiorito, inaugurato nel luglio del 2010. A nord-est del centro abitato si trovano i resti di un'altra antica costruzione, nota come Castello di Scorciavacche. La struttura, risalente al XVII secolo, era adibita a luogo di villeggiatura dei preti gesuiti. L'amministrazione comunale di Campofiorito è impegnata nella valorizzazione del territorio e nella riscoperta della sua identità. Oltre alle tradizionali festività religiose legate al culto di San Giuseppe, da diversi anni si organizzano eventi e manifestazioni che vedono una grande partecipazione dei cittadini e attirano numerosi visitatori anche dai comuni limitrofi. La principale di queste manifestazioni è la Sagra della Fava, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione, organizzata durante il primo sabato di agosto. Le origini della festa sono certamente più risalenti e si riallacciano ai festeggiamenti delle antiche famiglie contadine in occasione della chiusura dell'anno agrario. Principale obiettivo dell'evento è proprio quello di far conoscere le tradizioni e la cultura popolare di un tempo. Per questo motivo ancora oggi le fave vengono cotte in caratteristici pentoloni detti quadare e si servono condite con olio, aglio e sale, secondo l'antica e semplice ricetta tradizionale. Nel 1996 è nata la Festa della Fava. La Festa della Fava è la ripresa di una tradizione locale che vedeva la cottura di fave secche dell'ultimo raccolto fatto dalle famiglie in forma di ringraziamento per la chiusura e l'apertura quindi dell'anno agrario. Era una tradizione familiare, noi l'abbiamo fatta diventare una tradizione, è diventata e continuiamo a farla diventare una tradizione comunitaria. A Campofiorito il primo sabato di agosto di ogni anno vengono allestite queste quadare, che sono queste pentole tipiche della zona, e le quadare vengono riempite di fave secche che poi vengono cotte, vengono perciò distribuite ai presenti.
Le presenze ormai sono tantissime, non è più soltanto una festa di Campofiorito, ma è diventata una festa di tutto il Corleonese. Altro momento di aggregazione della comunità locale, e non solo, è la Notte dei Mille Colori, organizzata durante la stagione estiva a partire dal 2007. La manifestazione mira a creare un contesto ricreativo in cui, attraverso spettacoli, musica e danze, viene valorizzata l'essenza di Campofiorito. La nostra si chiama Notte dei Mille Colori. Ormai è diventato anche questo un appuntamento a cui qui nel Corleonese la gente cerca di non mancare. Noi incentriamo il tutto su una parte del corso principale, il corso Antonio Gramsci, e lì abbiamo tantissimi spettacoli. Noi puntiamo molto sugli artisti di strada e quindi sui colori e quindi sui suoni, però la nostra forza sono anche le degustazioni. Cosa si degusta? Naturalmente i prodotti tipici. I prodotti tipici, intanto da aver creato attraverso le degustazioni un menù che noi chiamiamo menù dei mille colori. Anche questa manifestazione riscuote molto successo. Siamo intorno alle 5.000 presenze, che per noi sono tantissime, perché siamo un comune di 1.350 abitanti. Il paese di Campofiorito è gemellato con un altro comune siciliano, Acicatena, al quale è stata dedicata anche una strada. Ciò testimonia l'impegno dell'amministrazione nella valorizzazione degli scambi culturali e nella diffusione delle tradizioni locali. Abbiamo fatto un gemellaggio nel 2002 con la città di Acicatena, cui dovevano essere Acicatena e Catenanuova, però poi aderito solo a Acicatena, nell'agosto del 2002 si è potuto fare questo gemellaggio, quindi dal punto di vista storico, culturale, anche con le, soprattutto anche con le scolaresche. Da lì abbiamo intrapreso un percorso assieme che ci ha visti protagonisti, diciamo, per diverse attività culturali storiche, e a oggi vogliamo che ciò continui e possa incrementarsi per le due cittadine e anche per altre città come Catenanuova che potrebbero unirsi a noi. Io dico che Campofiorito ha una particolarità, che è quella di non avere una cultura tipica e quindi di non avere un retaggio passato che gli fa avere l'orgoglio di essere un paese. Però è anche vero che tutto quello che è Campofiorito e che è campofioritano altro non è che l'incontro di culture, di modi di essere diversi che nei secoli, perché ormai siamo a 242 anni dalla fondazione, hanno avuto incontro e luogo qui. Quindi alla fine non è vero che Campofiorito non ha una sua identità o non ha una sua storia, una sua tradizione. La tradizione di Campofiorito non è una tradizione che partendo dal posto si sviluppa attraverso i secoli, ma è una tradizione che partendo dal posto e dall'incontro in questo posto di diverse mentalità, di diversi modi di essere, crea questa identità che si distingue in un certo senso, in un certo modo, dalle identità locali sempre dal territorio. Campofiorito, dunque, sta riscoprendo e valorizzando la propria identità attraverso il recupero delle proprie tradizioni e della propria cultura, grazie all'impegno e all'amore che da sempre lega i campofioritani al proprio paese.